Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. In questa parte appunto di gameplay di Coromon andremo a parlare direttamente nel laboratorio qui, dove ad attenderci dovrebbero esserci delle persone come Rigel, ovvero il capo della Lux Solis, da quello che ho capito, che dovrebbe darci un po' di spiegazioni riguardo a quello che è successo nello scorso episodio, perché se non l'avete visto vi invito ad andarlo a vedere perché abbiamo sconfitto Voltgar, il titano delle tempeste. Ed ora dobbiamo un po' apprendere, ok, cosa dobbiamo fare successivamente. Vi faccio vedere nel frattempo che sono andato a cercare un Lunar Poop, l'ho catturato e era potente. Infatti, sommario, ne ho trovato pure uno potente. L'ho potenziato, ho potenziato tutti i Pokémon della mia squadra, sfruttando i soldi che ho guadagnato nello scorso episodio con tutti quegli allenatori. E grazie appunto anche agli shippy, all'abilità di Patterbeat che mi ha fatto guadagnare molti più soldi, li ho investiti per cambiare l'abilità di un mio Coromon, ovvero di Digimon, che non ha più Artista della Fuga, che è abbastanza inutile. Qualsiasi altra mi sarebbe andata bene, e infatti questa mi va bene. Il Coromon è talmente fortunato da avere la probabilità colpo critico aumentata al 25%, non male. Fa sempre comodo avere il colpo critico. Poi ho dato frutto giuba a tutti, tranne a appunto Lunar Poop, che deve essere allenato, Lunar Pup, chiamatelo come volete. E per l'appunto Lunar Pup ha imparato ombreggiatore. L'avevo preso a livello 9, l'ho allenato per adesso fino a livello 14. E con questi Pokémon selvatici è un po' difficile allenare perché sono tutti di livello massimo 10, 12, è un po' difficile. Dobbiamo andare avanti nella prossima zona ormai. E gli ho anche insegnato Morso Velenoso. In realtà tutti i miei Coromon ho insegnato delle mosse come Morso Velenoso, Morso, tramite le MT che abbiamo trovato. E ho scoperto che è una cosa molto molto più semplice rispetto a quello che pensavo. Basta andare sulle mosse, scendere, oltre quelle bloccate, e qui abbiamo le mosse flash, che possiamo insegnarli quando vogliamo. E togliere e mettere come vogliamo, come se fossero delle loro mosse effettivamente. Una cosa molto più comoda di quello che pensasse. Infatti, come vedete, a lui non ho insegnato nulla perché non può imparare niente, nemmeno a lui. Ma li ho potenziati, ad esempio lui l'ho potenziato, era diventato potente 17. Ok, no, forse lui non l'ho potenziato, forse lui è l'unico che non ho ancora potenziato. No, no, l'avevo potenziato, sì. L'avevo potenziato, ed era salito forse solo di uno. Patterbeat non l'ho potenziato perché non mi interessa avere squadra, lo tengo per adesso perché mi fa fare un sacco di soldi. Ma quando arriverà il nostro ultimo elemento lo andrò a lasciare giù. E Buzzer l'ho potenziato, ora è a statistica 18, diciamo, di potenziale 18. Lunar Pup potenziale 20, è quasi perfetto questo Lunar Pup. Vi faccio vedere delle statistiche incredibili, attacco speciale 36 e velocità 31. Questo è uno che mena come un fabbro ed è super veloce. Però, senza ulteriori indugi, andiamo subito nel laboratorio. Eccoci qui. In questo lavoro. Ok, solito dialogo, anche se tipo tutto distrutto da parte tua. Serve un camice, va bene. Eccoti, Glacial, unisciti a noi. Salve Nicola. Bene, ci siamo tutti. Ho qualcosa di importante da dirvi. Abbiamo studiato il filmato più a fondo e la conclusione a cui siamo giunti è preoccupante. L'energia che loro si sono chiamati Vubboniani, hanno usato per rapire Thomas. La nostra squadra ha verificato che quell'energia era in realtà una sorta di essenza titanica. Che cosa? Come? Quindi stanno prendendo di mira i titani? Non posso confermare né smentire, ma è tutto molto probabile. Dopotutto, erano in cerca del localizza essenze. A proposito, Thomas ha dato il localizza essenze a me. Grazie per averlo tenuto lontano dalle loro mani, Glacial. Lo prendo io per tenerlo al sicuro. Peccato. I Vubboniani non hanno messo le mani sul localizza essenze, ma con Thomas nelle loro luride mani è solo questione di tempo prima che costruiscano un nuovo dispositivo. Ecco perché suggerisco che Glacial debba continuare a raccogliere le essenze titaniche prima che lo facciano loro, ovviamente continuando a cercare Thomas. Significherebbe molto per me. Eppure questa strana energia che hanno usato non spiega il mostruoso Lumon. Il mostruoso Lumon? Ah, quello che abbiamo sconfitto nel laboratorio, ok. Tra l'altro mi sa che Nicola e Thomas hanno una relazione omosessuale, a vedere così i loro dialoghi.
Ma faremo un passo alla volta. I nostri migliori scienziati stanno ripercorrendo i passi dell'Umon mentre noi parliamo. Ne sapremo di più quando lo cattureremo. Glacier, mi dicono che sei riuscito a tenere l'essenza del Voltgar. Fatto! Ottimo lavoro, sapevo che ce l'avresti fatta. La prossima essenza titanica su cui dovresti concentrarti è nella città di Paubury, dove il mio vecchio amico Hug, o Hugh, attenderà il tuo arrivo. L'essenza di tipo spettro si irradia nel profondo del monastero. Monastero, spettro. Hugh può fornirti una chiave. Per ora tornerò alla campus della Lux Solis e aiuterò la mia squadra a capire cosa è realmente successo qui. Fatti coraggio, Nicola. Troveremo un modo per riprenderci, Thomas. Grazie, signore. Risplendete di speranza, specialmente di questi tempi bui. Perfetto. Hai ricevuto un messaggio da ingegnere. Andiamo a vedere. Subito. Ehi là, abbiamo sviluppato nuove funzionalità per i nostri ricercatori duellanti. Fai un salto al centro addestratori F1 del campus, se vuoi saperne di più. Ok, il potenziamento del tuo corno è pronto, vieni a trovarmi il più presto. Va bene. Rigel mi ha dato la speranza che riusciremo a salvare Thomas. Nel frattempo meglio concentrarmi nel generare energia elettrica per Velua. Esatto, giustamente. Ok, questo fa solo sempre gli stessi dialoghi. Ok, veniamo anche cambiati automaticamente di abito quando usciamo, se eravamo stati cambiati automaticamente all'entrata. A questo punto direi di seguire il consiglio del tizio e andare al campus della Lux Solis, dell'ingegnere, vedere cosa ha per noi. Ok, allora, bisogna andare al centro addestratori F1, quindi questo del campus, immagino. Sei tu? Ehi tu, vedi quella macchina? No, ok. Sei tu? No. F1 sarà al piano, magari, devo andare al piano superiore. Salve, siete voi? Glacial, sei qui per il nuovo allenamento di cattura? Un momento, prego, vado a prendere l'istruttore. Forse sì. Signore, il prossimo ricercatore duellante è pronto. Ok. Non mi sto muovendo io, eh. Ehi tu, sono forti le tue braccia? Che domanda è, scusami? Come pensavo? Andiamo, adesso ci penso io. Ma è caduto? No. Cosa sta succedendo? Ecco così, continua così. Ma ci sta prendendo a pugni, scusami. Ancora una volta. Cioè, siamo noi che stiamo prendendo a pugni qualcosa? Gliel'hai fatto vedere quel sacco da pugilato. Ok. Dopo aver allenato le tue braccia, le tue possibilità di catturare un Cormoran selvatico sono aumentate. Ah! Ok. Era questo ciò che dovevamo vedere, quindi? Perché ci diceva espressamente di andare al centro addestratori. Questo è il centro addestratori. Ma sono aumentate solo per un breve periodo di tempo? Solo per una cattura? Oppure in generale per sempre? Un boost passivo che abbiamo per sempre? Perché è importante da sapere questa cosa. E già che ci siamo, andiamo anche a Villa Fieno, dato che abbiamo fatto questa lieve sezione di backtracking. Perché c'era Nick, se non sbaglio si chiamava, comunque il tipo della biblioteca, che ci diceva che aveva nuovi libri per noi. Quindi a questo punto passiamo di lì, tanto ci mettiamo davvero 2 minuti. Passiamo di lì e vediamo che libri ha, perché potrebbe esserci delle informazioni interessanti. Io vi ricordo che sono in blindrun, quindi non conosco quasi nulla di Coromon. Devo apprendere tutto ciò che posso. Eccolo qui. Merrin. Ah, mio caro topo di biblioteca, hai ricevuto il mio messaggio? Bene, ho trovato altri libri che potresti trovare interessanti. Ne avrai bisogno per sconfiggere Jebediah un'altra volta. Io ho sentito dire che è pronta per la rivincita. Sì, prendi questi per piacere. Guida probabilità di stato, problemi di stato, guida le mosse, guida i tratti, guida il meteo. Queste sono cose che mi interessano. Penso che questi siano tutti libri che potrebbero interessarti. Buona lettura. Ti
Io la farei come cosa secondaria in realtà questa, ma a me interessa capire come affliggono i problemi, cosa affliggono i problemi di stato, cioè cosa fanno i problemi di stato, cosa fanno le condizioni meteorologiche, quindi voglio leggerlo, mi spiace. Mi spiace, ma penso che sia utile anche per voi, se appunto volete capire un po' di più di questo mondo, e io voglio farlo, un po' di più di questo gioco più che altro. Allora, problemi di stato. Quando sono in lotta, i Coromon possono infliggere problemi di stato. Ok. Va bene. Ogni problema di stato può essere curato con la giusta torta. Dopo 4 lotte, un Coromon guarisce naturalmente dai problemi di stato. Questa è una cosa che mi interessava. L'avevo intuito, pensavo fossero 3 lotte, invece qua 4, ok. La lotta in cui viene inflitto il problema di stato è inclusa nelle 4. Ah, ecco perché avevo conteggiato 3, perché è inclusa quella in cui viene già colpito. Ogni turno subirà un leggero danno con la scottatura. Ok, a causa del dolore, il Coromon si agita aumentando la propria velocità. Ah, quindi se vieni scottato ti aumenta la velocità, mentre in Pokémon, se ben ricordate, se vieni scottato ti dimezza l'attacco. Interessante, eh? Paralisi. Potrebbe non essere in grado di muoversi. Ha la velocità ridotta. Ok. Mentre avvelenamento. Il veleno diffondendosi nelle sue vene provocherà al Coromon la perdita graduale di alcuni PS e PE ogni turno, ok? Il Coromon perderà tutti i suoi PS e PE in 16 turni, quindi toglie un sedicesimo di vita. E un sedicesimo di PE. Si sveglierà dal sonno solo entro pochi turni, ok? Tortadrin, va bene. Potresti lasciarlo riposare, mentre dorme ripristinerà il 25% dei PE ogni turno. Ok. Congelamento. Ah, mentre è congelato, un Coromon ha una difesa fisica e una difesa speciale minori, quindi ti tira giù le difese il congelamento. Beh, ha anche senso. Confusione. Ok. Quando il tuo Coromon è confuso non riesce a mantenere la concentrazione, le sue possibilità di effettuare un colpo critico calano del 20% e tutte le sue mosse richiederanno il doppio dei PE. Fortunatamente si sentirà meglio passati dai 3 ai 5 turni, ok. Dai 3 ai 5 turni va via la confusione, però è molto diversa rispetto a Pokémon, qui non c'è la possibilità di colpirsi da soli, ma raddoppiano i PE necessari per usare le mosse. E, vabbè, cala la percentuale di colpo critico, quella, vabbè, sti cavoli. Ora abbiamo la guida al meteo, altra cosa che mi interessa molto. Ok. Allora, le mosse di tipo acqua con la pioggia infliggono il 50% di danno in più. E infatti il nostro Granchio, il nostro Fiddly, ha l'abilità che mette la pioggia quando entra in campo. Infatti le sue mosse di tipo acqua sono potentissime. Mentre le mosse di tipo fuoco infliggono il 50% di danno in meno. Fair, mi sembra giusto. Sembra che un Coromon non possa essere scottato durante la pioggia. Ottimo. Crepuscolo, questo mi interessa perché non ho capito minimamente cosa faccia. Ok, quando c'è un'avventura nelle profondità nelle grotte, non si vede a un palmo dal naso a causa del crepuscolo. Questo fa sì che tutti i Coromon in lotta subiscono una riduzione del 10% della precisione. Ok. Sembra però che non abbia effetto su tutti i Coromon. I Coromon di tipo spettro e di Coromon privi di vista non subiscono gli effetti del crepuscolo. Privi di vista devo capire cosa voglia dire. Non mi sembra di aver ancora incontrato dei Coromon privi di vista. Coromon spettro invece ce l'abbiamo, abbiamo Lunarpup. Se si scatena una tempesta di sabbia, è meglio mettersi al riparo. Coromon di tipo sabbia registrano un aumento del 20% della loro precisione e probabilità di colpo critico. Ok, quindi non abbiamo il DOT, il danno. Ogni turno per tutti i Pokémon che non sono di tipo terra, roccia o sabbia in questo caso. Ok, sto congelando. E cos'è che aumenta? 20% la loro precisione, ok. E colpo critico. Neve. Ok, tutti i Coromon eccetto quelli di tipo ghiaccio sembrano avere il 5% di possibilità di congelare dal freddo ad ogni round. Ok, non è altissima però non è male. I Coromon di tipo ghiaccio non hanno problemi con un aumento del 50% della loro velocità. Ok. Calore. Tutti i Coromon, eccetto quelli di tipo fuoco, hanno bisogno di due aggiuntivi punti energia per usare le loro mosse. Ok. I Coromon di tipo fuoco richiedono tuttavia due punti energia in meno.
Ma questi sono tutti gli effetti climatici che ho scoperto finora. Splendidi speranza. Ok, guida le mosse. Ok, questo non l'avevamo ancora letto. Ok, se c'è una cosa che ho imparato è che serve variare la propria squadra. Alcuni Coromon danno il meglio di sé in attacco, mentre altri in difesa. Devi riuscire a trovare il perfetto equilibrio. Fortunatamente ogni specie di Coromon ha un arsenale di mosse differenti e con il giusto addestramento un Coromon ne imparerà di nuove potenti. Ci sono stati momenti in cui alcuni addestratori mi hanno dato del filo da torcere, ma dopo aver dato un'occhiata alle mosse del mio Coromon ho visto che poteva creare un set di mosse diverso, specifico per quella lotta. Al secondo tentativo ho sconfitto il mio avversario in un attimo. Con un set di mosse giusto, un Coromon può anche sfruttare al meglio il proprio bonus tipo. Nota bene, se un Coromon usa una mossa del proprio tipo, può fare più danni con essa rispetto a una mossa uguale ma di un altro tipo che è la stab, praticamente, di Pokémon. Per esempio, se un Coromon tipo fuoco che usa una mossa tipo fuoco, guadagnerà un bonus al danno e farà più danni di un Coromon tipo normale che utilizza una mossa di tipo fuoco. Un'altra cosa che ho osservato è che alcuni Coromon possono adattarsi all'ambiente circostante e imparare una mossa che altri Coromon della stessa specie non conoscono, che questa è una cosa molto interessante. Sto tenendo d'occhio questi Coromon perché potrebbero rappresentare un grosso vantaggio nelle lotte. Mazzo, questo sì che è interessante. Con tutte quelle mosse potenti, meglio fare attenzione al livello della stamina del tuo Coromon. Ogni mossa ha un costo in termini di punti energia, e se queste finiscono, il Coromon dovrà stare fermo un turno per ripristinare un po' di punti energia. Tieni a mente questi consigli, ogni addestratore dovrebbe essere in grado di diventare più abile in ogni lotta. Splendidi speranza, ok, guida i tratti. Lavorando per anni sarebbero l'abilità. Ci sono leggere differenze tra i Coromon della stessa specie, questo perché scopriamolo insieme. Queste differenze, che chiamerò tratti, sembrano essere il risultato di piccole mutazioni genetiche utili ai Coromon per adattarsi meglio al loro habitat. Sembra che ogni specie di Coromon sia in grado di sviluppare solo uno specifico set di tratti, tuttavia non sono ancora stato in grado di identificare ogni singolo tratto di ogni specie. I tratti di un Coromon possono rivelarsi molto utili e dare alla creatura un vantaggio sulle altre specie con un tratto diverso o prive di tratto. E così si conclude questo libro scritto da me, l'esimio Nelson. Ma sta parlando delle abilità, vero? Sì, perché c'è il tratto forma che cambia le abilità, per forza quello. Questo l'avevamo già letto invece, se non sbaglio. Sì, già letto. Ora dai, andiamo a provare a fare il quiz di Jebediah, anche se probabilmente lo falliremo perché tutte quelle modifiche tempo delle atmosferiche non me le ricordo di preciso. Perché sono tante statistiche che cambiano. Andrò un po' a intuito. Salve Jebediah, non è più il tuo cappello, eh? La mia nemesi, Glacial, ci incontriamo ancora. Mentre tu eri all'avventura, ho continuato a studiare. E credo che le mie conoscenze ora bastino per avere la rivincita. Vuoi riprenderti il mio cappello secchione? Oh no, puoi tenerlo. Non mi interessa più ormai. C'è il mio onore in gioco questa volta. Quindi, Glacial, ti sfido di nuovo. Sfida accettata, ma che cosa ottengo se ti batto un'altra volta? Ho questo gemma dell'apatia che sono disposto a cederti se riuscirai a dimostrare il tuo valore. Beh, che ne pensi? Beh, a noi non serve attualmente, però facciamolo comunque. Questo è lo spirito, cominciamo. Dopo che il tuo Coromon attiva una mossa appena imparata, non sarà più in grado di utilizzare la mossa disattivata. Falso. Un Coromon congelato ha la difesa fisica e la difesa speciale diminuite, vero? Ok. Cosa fa un frutto mule? Questo non lo so. Allora, so che non recupera PS, o forse sì. Il frutto Mule era quello che recupera il 75% dei PS, ma tira un problema di stato, vediamo. No, sono abbastanza fiducioso delle mie conoscenze. Però se chiede anche i frutti è un casino, eh. Andiamo a vedere cosa fa il frutto Mule un attimo. Giusto per sicurezza. Era quello della paralisi? No, PE, ok. PE. Frutto Mule PE. È il frutto Canul, quello che dicevo io. Mentre il frutto Giuba recupera PS. Ok, riproviamo. Vai, perlomeno adesso le domande sembrano localizzate bene. Quale mossa infligge più danno se usata da un Toruga? Toruga dovrebbe essere quello di tipo fuoco, quindi la pillo. Ok. Cosa fa un frutto Mul? Ora sappiamo che recupera PE. Quanti torta PS medium fa recuperare una PS? Mi sembra 50. Molto bene, ok. I Coromon della stessa specie hanno sempre lo stesso tratto. Falso. Dopo che il tuo Coromon attiva una mossa appena imparata, non sarà più in grado di utilizzare la mossa disattivata. Falso. Un Coromon paralisi subisce un danno ad ogni turno. Falso. Cosa fa la condizione scottatura a un Coromon?
Infligge danno ad ogni turno, aumenta la sua velocità, entrambi. Quali Coromon non subiscono un calo di precisione durante il crepuscolo? I Coromon di tipo spettro. I tipi spettro e i Coromon ciechi, ok? Quando è che un Coromon decide di mangiare un frutto Juba? Quando i DPS scendono sotto il 25%. Molto bene. Non posso crederci, ho perso di nuovo? Questa volta ci sono bastati solo due tentativi. Sembra che sia proprio impossibile batterti. I miei complimenti, tanto di cappello. Prendi come promesso Gemma dell'Apatia. Ho bisogno di tempo per elaborare la sconfitta, è un arrivederci per ora. Quindi avremo probabilmente un'altra sfida con Gebedaia. Voi fatemi sapere quanto ci avete messo a batterlo, perché le domande non sono stupidissime. Cioè, anche le domande sui frutti. Non sono così banali in realtà. Ora, torniamo alla storia principale. Dopo aver fatto queste due cose secondarie. Vabbè, in realtà secondarie, se quel bonus alla cattura diventa permanente, altro che secondario, cioè un bonus molto interessante, specialmente per me che voglio fare appunto una sorta di completamento del Pokédex, completamento del database di questo gioco. Penso che la nave ora ci porti via. Vediamo se ci porta via la nave che c'è a ovest, o meglio a est, dove sto andando, a destra, oppure possiamo tornare indietro con l'altra nave. Ok, qui non c'è nessuna nave. Quindi, e lui non dice niente. Quindi immagino che dobbiamo andare a prendere l'altra nave. E magari andare a nord questa volta, da Porto Tasso. Vediamo, eh. Passiamo di qui. Salve lei. Vuoi tornare indietro? Mi sa di sì. Ok, c'è anche l'animazioncina che toglie l'ombrello. Ed ora penso che possiamo andare a nord. Sì, infatti non c'è più il tizio che ci blocca. Dobbiamo andare a nord di qua. E a nord c'è Pluvio Palude. Vai. Pokémon selvatico. Ah, Duemino. Duemino, che direi di abbattere facilmente, allora, con un pugno propulsore su quello a livello 9. Dai, però, cioè non puoi non colpire. Per fortuna non mi hanno colpito loro. Vai. Ok, fuori un Mino. E prende danni, eh. Quadratante. Colpo critico, va bene. E tu con un altro. Beh, con un colpo dovresti poter andare giù, forse, o forse no. Ok, buono, è andato giù. Perché Butterbeat di attacco non ha tanto. Io ho continuato a potenziargli l'attacco speciale perché pensavo fosse un tipo d'attacco speciale. Tanto noi possiamo entrare in questo ingresso molto, molto carino. Pluvio Palude. Benvenuto alla Pluvio Palude, assicurati di avere con te dei calzini extra, carini. Attenzione, cos'è? Non ti muovere! Il rilevatore di materiali strani ha rilevato qualcosa di potenzialmente dannoso. Me ne occuperò io, Scout. Tu, indietro, per favore. Ma ci spinge questa? Facci vedere, cosa porti in quello zaino? Calzini? No, non quella, è solo una classica torta, effettivamente. Questo cos'è? Basta confusione. Hai qualcosa che irradia? Forse anche qualcosa di puzzolente. È bello che lui tipo li trafo le torte, gli spinner, cioè una cosa, cose comunissime. Oh, credo di aver capito. L'essenza titanica. Hai sentito il rilevatore? Deve essere quella cosa il colpevole. È questa energia che chiamano essenza titanica. Essenza titanica. Ne abbiamo sentito parlare dal capo esploratore, vero? Ha detto che tantissimo tempo fa i Titani hanno creato tutto questo pianeta. Ah, davvero? La stessa energia scorre in tutti gli esseri organici, specialmente nei Coromon. Al capo esploratore questo oggetto piacerebbe, non credete, ragazzi? Guarda il sorrisetto come si apre! Lo inserisco nella whitelist della macchina, così potrei passare senza problemi. Ah, pensavo volessero combatterci per fottercela. Ora puoi passare. Penso sempre male ormai. Quindi, voi siete tipo dei buttafuori?
Oh, ma certo, dobbiamo presentarci. Sta fanno il balletto, squadra Ginyu, no? Noi, sì, il balletto, siamo la squadra Ginyu, gli esploratori Pluvi. Nome un po' di merda. Siamo i custodi ufficiali della Pluviopalude. Il nostro ruolo è proteggere l'ambiente. Chi altro potrebbe proteggere l'area dei superfunghi dai superfunghi profumati? Se non li tagliamo, loro arriveranno ovunque. Ma non possiamo farcela da soli. Ecco perché chiediamo a tutti di aiutarci, di darci una mano. Utensili da viaggio, ok. Non solo aiuti noi, ma tagliare i funghi potrebbe tornare utile anche a te. Se tagli abbastanza funghi, Asfo ti aiuta a realizzare delle essenze di Coromon tutte tue. Ti intriga? Dai un'occhiata al nostro ricettario dei profumi. Ok. Però resta allerta quando tagli i funghi. Hai un intervallo di soli 10 secondi. Il nostro opuscolo spiega tutto. Ok. Per favore, taglia i superfunghi profumati solo quando sono maturi. Così non è assolutamente maturo. Così vedi voce precedente. Così in fase di progresso. Così non distogliere lo sguardo. E così è maturo. E poi hai perso la tua occasione. Ok. Quando compaiono le palline contornate praticamente, e poi quando è oro lo tagliamo. Superfunghi conosciuti. L'elenco completo dei superfunghi profumati conosciuti può essere trovato di seguito. Fungo Zen, Sinistro, alla menta, dolce, piccante e fungus. Ok. Ma non preoccuparti, se ne manchi uno, basta andare al prossimo. Oppure aspetta qualche minuto che maturi di nuovo. Beh, ora dobbiamo andare. Dobbiamo assicurarci che tutti continuino a tagliare. Mi troverai al mio chiosco. Vieni quando sarai pronto per preparare le essenze. Esploratori Pluvi, avanti, marcia! Ok, carino. Tanto che abbiamo uno strumento. Questo fungo sinistro non è ancora pronto. Ah, no, è un fungo proprio. Ok. Qui abbiamo uno strumento invece. Oro 300, buono. Vorrei vedere che Coromon si trovano in questa palude. Lampyre, non l'ho mai trovato questo. È potente, buono, si cattura. Allora, vediamo il... Ok. È di tipo elettro, vai, pugno volante. Non gli fa molto di danno, però continuiamo con pugno volante. Assorbi energia. Aia, questo mi farà male. No, ok, non tanto. Ah, si è ristabilito i punti energia. Ok, non i punti salute. Ok, un altro bel pugno volante. Poi andiamo con un disco elettrico, eh. No, multisciami. Mi diminuisce la precisione, vero? Sì, è diminuita di molto. Però il pugno volante colpisce comunque. Buono. A Lampari inizia a girare la testa. Ok, si è confuso. Perfetto. Perché ha la possibilità di confondere il nostro attacco. Vai, spinner statico. Lampire potente. Lo prendo ovviamente con spinner statico. Puoi controllare il sommario, sì. Allora. Ha un buon attacco fisico. È molto bilanciato questo Pokémon. Estremamente bilanciato. Potente 17, va bene. Comune. Multisciami, scarica elettrica, elettrizzazione, assorbe energia. Voglio vedere cosa fa elettrizzazione, perché non l'ho ancora vista. Il Coromon si carica aumentando il danno del suo prossimo attacco di tipo elettrico di 1,5 volte e raddoppiando la probabilità colpo critico. L'effetto dell'elettrizzazione può durare 2 volte. Ah. Assorbi energia, assorbi PS dell'avversario convertendoli in PE. Ok, niente male. Abilità, torcia luminosa. Il Coromon emana una luce intensa che blocca il crepuscolo ed illumina le grotte. Interessante anche questo. Ok, ovviamente lo teniamo. Un po' Coromon potente si tiene sempre. Non diamogli un soprannome e inviamoli al deposito. Ovviamente obiettivo sbloccato ogni qualvolta che catturi un Pokémon potente, sblocchi un obiettivo. Butterbeat a livello 24, Lunarpop a livello 15. Se evolve magari Butterbeat? No, non ancora. Ok, abbiamo visto almeno un Coromon diverso. Qui abbiamo il chiosco, lì non so perché dovremmo voler andare, ma andiamoci. Ah, Bisol. Beh, l'abbiamo già Bisol, possiamo semplicemente ucciderlo. Mosse di tipo veleno.
Ok, usiamo pugno volante. Speriamo di confonderlo. Non si è confuso. Però Bisou dovrebbe darci un bel po' di punti esperienza, eh. Perché è un secondo stadio evolutivo. Dai, di pochissimo. Colpo. Doppia puntura non ha colpito, buono. Infatti, vedete, un bel po' di punti esperienza. Qui c'è qualcosa? No. No, semplicemente per tagliare sti funghi maledetti che di cui non me ne frega una ben amata sega. Butterbeat, vai. Allora, abbattiamolo con pugno volante. Confuso, perfetto. Colpo, va bene. Ora dobbiamo riposare. Furia, ok, aumenta il suo attacco. Noi però andiamo di pugno volante di nuovo. Buono. Livello 16 per Lunar Pup e ha risvegliato il suo potenziale. Continua a mettergli velocità, punti e... Perché devo salire? L'attacco ce l'ha già altro, l'attacco speciale, non è un problema quello. Ok, salve signorina. Ehi, hey, raccogli essenza titanica. Posso aiutarti a preparare qualcosa? Allora, essenza repellente, proteica. Paurosa, piccante, nefasta, inebriante, glaciale, tossica, statica, eterea, essenza potente. Ah, questa attira i Coromon potenti, immagino. Perché queste essenze attirano i Coromon, se non ricordo male, eh. Aspettate. Prendiamo queste nel frattempo, sì. Però le essenze, fatemi vedere un attimo cosa fanno di preciso, eh. Saranno in strumenti? Altro qui. Essenza proteica. Attrae Coromon di livello più alto per 3 minuti. Infatti. Queste sono cose che attraggono. Essenza potente, infatti, attrae Coromon dal potenziale più alto. E attira il doppio dei soliti Coromon per 6 minuti. Praticamente io userei solo l'essenza. L'essenza potente, praticamente. Allora, i funghi stanno crescendo. Però non direi di andare avanti. Cioè, anche sti cazzo a un certo punto dei funghi. Potrei mettere davanti Buzzer. In realtà, ora. Però anche Digimove per la. Per lo scippo. Beh, vediamo se poi ne vale la pena. Richiesta di scambio. Tiro dei funghi rimasti. Se tu mi dai un po' di esperienza. Ok, ne ha tre, quindi ne vale la pena. Ah però, Killdwing, che è debole a veleno, e lui ha morso velenoso. Colpo rapido, ok, resistiamo abbastanza bene. Buono. Ed è pure stato avvelenato, poveretto. Questo crepa malissimo. Basta anche usare un morso normale. No, non è resistente a morso, ok. Becco, ma ha fatto male. Ok, un bel po' di punti esperienza per Buzzer che risveglia il suo potenziale e gli aumentiamo un po' l'attacco speciale, i punti E ovviamente, questi devo tirarli un po' su, non li ho mai tirati su e devo tirarli su, Bitty Bolt, bello, no questo lo voglio, elettro, squarcio serve e non ce l'ho, mannaggia. Allora, cambiamo Pokémon. Tanto lui è tipo elettro, no? Quindi mandiamo Digimove e facciamo un po' di scippo. È di tipo elettro, non dovrebbe farci tanto. Bomba. Cosa fa? Pure colpo critico. Ha sacrificato tutti i suoi punti E per fare questo attacco incredibile. E non gli è servito a nulla perché ho messo un Pokémon. Ma era poco efficace anche contro quello di prima, eh. Ecco fatto. Prendiamoci questi 932, 36 gold. 32 probabilmente, sì. 942 forse. Basta che non mi paralizzi, poi va bene tutto. Ok. Ed ora, palla di sabbia. Ok,
Così non ti devo nemmeno toccare, dato che ho fatto pelliccia statica. E ti butto giù. Buzzer è salito a livello 23, Luna al pappa al 17, ottimo, e ha sbloccato Ululato. Il Coromon ulula la Luna, attingendo il suo potere interiore, aumenta l'attacco fisico di 2 stadi. Però lui è un attaccante speciale, vero? Lui, se non sbaglio, è un attaccante speciale, quindi per adesso non abilitiamola. Teniamoci queste che sono meglio, più il morso velenoso. Mino che è debole a acqua e vento, che noi non abbiamo. Scippo l'abbiamo usato completamente, vero? Ok, no, perfetto. Corno scottanti, non bruciarmi per favore, grazie. E a questo punto su di lui usiamo morsa oppure palla di sabbia, che è anche stab. Ok, buono. Non abbiamo ancora visto l'evoluzione di Mino. Digmo a livello 27 e sabbia mobile ha imparato. Fa perdere l'equilibrio al nemico, infligge danni e riduce la velocità di uno stadio, con una probabilità di rendere confuso il nemico. Ma è una mossa potentissima questa, infatti 7 punti energia per usarla. Ed è speciale. Vabbè, è giunto il momento di disabilitare palla di sabbia e di mettere sabbia mobile. Per forza. Avrei dovuto passare meno tempo a tagliare e più tempo ad allenarmi. Mi spiace uscirle. Hai ricevuto fungo piccante, fungo dolce. Ah, guarda lì tra l'altro. No, è scomparso. Stavo per andarlo a prendere. Quel fungo. Vediamo se ce n'è uno maturo qui. Eccolo lì. Fungo piccante, eccone un altro lì. Fungo piccante. Ok. Allora, proseguiamo. Che Pokémon abbiamo davanti? Buzzer. Direi che va bene, deve essere di livello, quindi va bene. Salve. Quest'anno gli esploratori Pluvi, non so perché hanno scioglilingua per me quella cosa lì, hanno giurato che non lasceranno ai super funghi profumati la chance di dominare questa strada. È mio importantissimo dovere tenere sotto controllo la popolazione di funghi. Ok, il nostro allenatore. Quei funghi, quegli odori. Freschi, speziati, dolci. Riesco davvero a capire perché Coromon sono attratti dalle essenze. Effettivamente. Diamo un'occhiata in giro, eh. Ok, Pokémon selvatico. Goslime. Va bene. Potrei fargli un. Lui è debole a terra e squarcio. Che non ho più, appunto, però. Userò morso allora. Dovrebbe comunque fargli male, sì. Rafforzatore, va bene. E allora, morso velenoso. No, non ha colpito. Pugno elettrico non ci fa nulla. La fai a uccidere questo tipo? Per favore. Più difficile di un Pokémon di un allenatore? Usiamo colpo di fulmine. Ok. Scendiamo. Perfetto. Saliamo di qui. Quella è un'allenatrice di sicuro. Dovrebbe servirmi però una torta per i piedi a lui. Oppure potremmo andare davanti qualcun altro. Vabbè, guardiamo negli oggetti. Torta PS, vai. Vai su Butterbeat. E una su Buzzer. Ok. Così mi va bene. Salve. I cercatori duellanti possono essere piuttosto complicati. Alcuni hanno diversi strati, come le cipolle quando le affetti. Io invece sono semplice. A me piacciono solo le belle lotte. Va bene, Myers. Con un solo Pokémon, quindi non servirà mandare Shippo.
Allora, contro di lui useremo colpo di fulmine, stab, con un attacco speciale altissimo. È di 2 livelli sopra di noi, ma vedrete quanto danno gli faremo. Non male, eh. Con 2 colpi di fulmine lo shottiamo, però P è insufficiente, quindi dobbiamo riposarci. Come anche giusto che sia. Corna scottanti. Potrebbe fare male. Potrebbe fare molto male, sì. Ok, mangia il frutto giuba, bravo. E poi va di colpo di fulmine. E non fallire. Bravo. Dai, è rimasto con un PS. Ma che culo. E lo mangia pure lui il frutto. Che culo. Corna scottante, potrebbe ucciderci. Ci ammazza Buzzer. Eh sì. Motivato. Cacchio. Beh, mandiamo Fiddly e finiamo la. Terminiamo la pratica Mino qui. Allora. Dove sono le mie chele? Perché spruzzi e spruzzo? Ah, spruzzi era fisico, è vero, l'ho messo al posto delle chele. E se non sbaglio era più forte. Spruzzi. Sì. Fiddly a livello 26. Lunar Papa al 18. Ok. Bene, andiamo a prendere questo strumento. Portapiè, frammento di fenice, ok. Passiamo in mezzo all'erba alta. Qui si esce, ok, lì si esce dalla palude. Però vorrei esplorarlo ancora un attimo per capire un po' cosa c'è qui intorno. Ok, di qua praticamente si esce, quindi è utile andarci. Andiamo qui sopra. Vedere cosa c'è. Ah, uno strumento. Pinner elettro, ok. E qui un altro strumento. Se non veniamo presi dai selvatici. Richiamo Lux. Ok. Buono, a questo punto possiamo veramente uscire dalla palude allora. Perché non c'è più nulla per noi. Incontreremo magari dei Pokémon selvatici uscendo da qui. Vediamo, eh. No, a quanto pare no. Oh, no. Abbiamo un'ultima erbetta da affrontare. Ok, niente Pokémon selvatici. I funghi li lasciamo qui e vediamo se si esce. Ah no, siamo dentro, ancora la palude. Però qualcuno ci chiama. Velma, Glacial, sì? È Velma del laboratorio ricerca e sviluppo. Mia figlia Asfo mi ha detto che stavi attraversando pluviopalude. Vedi, sono estremamente vicino a finire qualcosa. Qualcosa che potrebbe essere una grande svolta per i ricercatori duellanti di ogni dove. Sembra fantastico. Che cos'è? Il modulo Aroma. Ho selezionato le molecole di feromoni che i Coromon emettono in natura. Niente di speciale, ho fatto solo il mio dovere. Ok. Ho solo bisogno di un paio di funghi puzzolenti per perfezionare la mia ricerca. Dato che sei a Pluviopalude, ti dispiace aiutarmi? Sicuramente ne varrà la pena. Puoi avere l'onore di testare per il primo il mio modulo in natura. Una vittoria per entrambi. Affare fatto. Bene, grazie mille. Avrò bisogno di 2 fungo piccante, 2 fungo zen e 2 fungo sinistro. Poi anche un fruttober. Potresti venire a trovarmi al campus quando avrai la merce, grazie. Ok. Cos'è che ha bisogno di preciso? Me lo sono già dimenticato. Non ho mondo. Diario. Attrazione. Un fruttober ce l'abbiamo. 2 funghi piccanti, 2 funghi zen e 2 funghi sinistri. Funghi piccanti dovremmo già averli. Sono qui i funghi? No, saranno qui dentro? Allora, un frutto ger, sicuro ce l'abbiamo. Un frutto ber qui questo, dovrebbe essere lui. Ma i funghi dove sono? Qui dentro, in altro? No. Non ci sono qui i funghi. Scusami, dov'è che ho preso? Ah, qui, ok, strumenti base. 2 funghi piccanti, infatti ce l'abbiamo già. Cestario per i profumi, ok, questo l'abbiamo già visto. Va bene.
Ok, ma detto ciò, per questo video è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!